inizio settimana, eccoci tornati a Occupy DJ. Io sono Valentina, a mio fianco Alessandro. Eccoci qua, oggi festa, esatto, in Immacolata Concezione, sì. Non per noi, il risucito. No, noi ci siamo qui. Abbiamo festeggiato ieri. Esatto. Abbiamo andato ieri, l'altro ieri, l'altro, esatto. L'altro ieri. Oggi una bella puntata importante, particolare, poi capiremo perché. Sì, comunque, diciamo che tutti gli ospiti sono collegati fra di loro. Esatto, un po' incentrata su web, televisione, la relazione tra questi due mondi, ma non vi svegliamo niente. Troppo, intanto sì. Però sì che possiamo anticipare. Vai. Chi abbiamo, che ci viene a trovare. Chi abbiamo? Carlo Pastore. Sì, Luca Leoni e poi il fenomeno di YouTube, i Pantellas. I Pantellas, ma direi di non perdere tempo perché esatto. Abbiamo una puntata pienissima, andiamo subito a sentire la segreteria telefonica. E ci teniamo anche oggi a spiegare che cos'è la nostra segreteria telefonica. Anche quindi oggi vi chiediamo quest'anno di lasciarci un messaggio vocale al nostro numero telefonico 342 8795 900, tutto ciò attraverso WhatsApp, quindi totalmente gratuito, per proporci dei temi e di ciò di cui parlare appunto qua in trasmissione tutti i giorni, ma anche delle domande, delle veramente delle questioni, la qualunque, soprattutto in presa diretta sono quelle che mi piacciono di più mentre stanno accadendo. Intanto però ci andiamo a sentire quelle che ci hanno lasciato oggi. Ciao Occupy, volevo condividere un pensiero, ma non trovate anche voi che non ci sia più nulla di interessante da vedere in TV? Non parlo di voi, insomma, vi piacete, a volte ci sono anche degli ospiti che mi piacciono, anche se non sempre, ma proprio in generale. Mi piace vedere la televisione e credo che prima ci fossero cose fatte in maniera un po' più intelligente, perché ora non si fanno più così? Avete una risposta? Beh, insomma, ci piacerebbe saperlo. Sì, anche risposta noi, no? Forse no, ma è sicuramente un tema che ci sta a cuore. Sì. E perciò direi che merita. Visto che di... diciamo la televisione, noi la facciamo e ci proviamo a dare del meglio. Speriamo che dall'altra parte questo venga colto, innanzitutto, no? E poi c'è da dire che ormai la televisione è sempre meno seguita, specialmente dal pubblico a noi cui ci rivolgiamo. Quindi i ragazzi stanno meno attenti alla televisione. Ma forse tant'è perché sta perdendo anche un contatto con questo pubblico. Esatto, esatto. Appunto perché è diminuita più o meno del 20% negli ultimi anni l'attenzione appunto dei ragazzi alla televisione. Ed è dimostrato che, pensa un po', nella fascia d'età tra i 13 e i 18, quindi in piena età adolescenziale, i ragazzi, i miti dei ragazzi, non sono più le star hollywoodiane o i musicisti come poteva essere per noi qualche anno fa, bensì gli youtuber. Adesso i poster in camera dei ragazzi, esatto, sono quelli dei youtuber. Ma infatti, esatto, a sottolineare il fenomeno c'è anche il fatto, la notizia che è uscita poco fa, che per la PS4, la PlayStation 4, Sony ha praticamente lanciato questo software che include all'interno della PlayStation un canale, sì, per quello che sono i gameplay, no? Per sì, mettere... esatto, praticamente tu puoi riuscire a vedere i videogiochi degli altri utenti, quindi riesci a vedere magari quanto... Come si dice? Non lo so, è un fenomeno strano questo, ragazzi. No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, E quindi praticamente puoi vedere appunto altre persone che giocano, come insomma i game player su YouTube. Per far capire come anche queste piattaforme si mettano al passo con i tempi e con, esatto, le mode. Esatto, esattamente. E quindi parliamo proprio di questo oggi, quindi parliamo della relazione tra televisione e web, e un approfondimento in più ce lo dà sicuramente la nostra redazione. Guardiamo. Fin dalla nascita della TV, una parte del palinsesto è sempre stata dedicata ai ragazzi. Cartoni animati, programmi d'apprendimento. La televisione ha sempre aiutato i più giovani a tenersi informati con un linguaggio a loro dedicato. Con il passare degli anni le abitudini sono cambiate e così anche i programmi si sono adeguati alle nuove tendenze e alle diverse richieste dei ragazzi. Ed ecco che i pomeriggi hanno cominciato a riempirsi di musica, di belle ragazze e di VJ. Ma se fino a qualche anno fa la vita di uno studente era scandita da sveglia, scuola, pranzo, TV, oggi le abitudini sono notevolmente cambiate. Facebook, Twitter, chat, serie TV, YouTube. La prima cosa che un ragazzo fa appena torna a casa da lezione è accendere il computer. E la televisione? La televisione pomeridiana è diventata monopolio delle massaie e i pochi programmi rimasti vengono fruiti on demand. Ho letto su Facebook che c'è un ospite che mi interessa in quel programma. Guardo la TV per una mezz'oretta. L'intrattenimento per i ragazzi si è spostato sulla rete. Proliferano gli youtuber, le web series. I grossi numeri ormai si fanno solo lì. Vista la concorrenza spietata, riuscirà la televisione a reinventarsi e a ritornare un punto di riferimento per i teenager? E
il redazionale si chiude proprio con questa domanda: riuscirà la televisione a reinventarsi e a ritornare un punto di riferimento per i ragazzi? Ma noi questa domanda la giriamo proprio a Carlo Pastore. Ciao, benvenuto. Benvenuto. Grazie mille, DJ radiofonico e protagonista di quella TV che solo qualche anno fa era un punto di riferimento, come diceva il redazionale, per i giovani. Quindi nelle vesti del vecchio, quindi. No, non mi togliere quel ruolo, no, che in trasmissione sono facciamo io. Facciamo così. Sei l'esperto della per situazione. Per cui giriamo questa domanda a te. La televisione si saprà reinventare se ci saranno delle idee. Questa è l'assioma proprio basilare. Servono delle idee per reinventarsi, ma credo che essendo tutto così confuso in questi anni, in questi tempi, è solo questione di qualcuno che capisca come riapplicare un linguaggio che comunque, secondo me, non muore. Perché la media i media sono un flusso costante, la televisione in quanto media principale continua a essere un flusso che riesce ad arrivare in ogni casa, quindi secondo me è soltanto questione di trovare il guizzo giusto, ma penso che ci siano già delle, come dire, delle idee interessanti oggi. Ma adattarsi o reinventarsi? No, perché secondo me sono due cose diverse. Adattarsi vuol dire, alla televisione è un po' come tipo il calcio italiano dopo Calciopoli, no? In questo momento. Prima dominava il mondo, ora deve inseguire. Quindi in questo momento semplicemente internet si è preso tutto. Esatto. E quindi bisogna quindi tanto... la televisione si deve adattare all'avvento di internet? Ma sì, ma secondo me è tutta una questione di... è impossibile tracciare un futuro sicuro o comunque una visione del futuro sicura, non c'è. Il futuro è tutto da scrivere, quindi saranno le idee a scrivere il futuro. Ci sono programmi come... adesso non si possono fare nomi perché sennò Walter Proserpi in Italia... No, tu li puoi fare, tu li puoi posso, fare. Sono tu bloccato puoi, qui nella cosa che non posso parlare. Allora, no, diciamo che fondamentalmente... Secondo me il discorso è oggi, c'è bisogno di avere vicinanza rispetto alle cose. La televisione è sempre stato qualcosa di molto distante, a cui la gente guardava con una dose di ansia, rispetto, vocazione, sogni. Mentre oggi c'è bisogno di vicinanza, cioè se si è dentro le cose si riesce a raccontare le cose molto meglio rispetto a mettersi su un pulpito, insegnare, dare la lezione, no? Quindi fondamentalmente oggi secondo me bisogna rientrare nelle storie e da lì raccontarle. Bisogna anche essere bravi, quindi bisogna avere un po' il linguaggio, no? Per scrivere bisogna aver letto prima, per fare la televisione bisogna averla guardata. E senti Carlo, tu come, partendo dall'inizio, quindi come sei riuscita ad arrivare in televisione? Ma io, cioè tipo io forse sono, infatti non so perché sono qua in qualità di esperto, perché tipo sono forse l'unica persona che, sono arrivato per caso, fondamentalmente io sono partito con internet, perché io ho sempre scritto di musica su internet, ho sempre usato internet come veicolo e come navicella spaziale per proiettarmi nello spazio mondo dal mio piccolo paese da cui venivo, no? Quindi fondamentalmente io sono arrivato a Milano dicendo ai miei che volevo fare l'università e poi invece ho fatto tutt'altro, ho fatto un festival, dei siti, delle cose del genere, no? E a un certo punto si è presentata questa possibilità, per cui si può dire? Si può dire o si può dire? Parla libero! Si può dire che qua ragazzi tagliano tutto. Allora, MTV mi ha chiesto di andare a condurre questo programma che si chiama Your Noise e da lì è partita questa che io definisco come un giro in giostra, cioè per me è stato un giro in giostra quello della televisione, di quella MTV, perché io guardavo MTV quando ero ragazzino e quindi fondamentalmente era come andare dentro quella roba lì che aveva caratterizzato i tuoi pomeriggi. E da lì poi è partita questa esperienza che mi ha portato a fare delle altre cose. Ho fatto la RAI, in questo momento lavoro appunto a Radio 2 con un altro programma. Ma tu quando hai lasciato la TV, in quel periodo un po', quel periodo coincide con la fine dell'epoca d'oro della televisione per ragazzi. Quando hai lasciato la TV, tu avevi il sentore che qualcosa sarebbe cambiato? O che stava già cambiando? Ma la bomba era già esplosa, c'era molta gente che aveva chiuso gli occhi e tappato le orecchie. In Italia poi l'eco appunto della bomba è arrivato dopo, perché comunque bisogna lavorare, bisogna far lavorare tanta gente, l'economia deve comunque girare, quindi fondamentalmente spesso tendiamo a far finta che le cose non siano successe, perché è più difficile affrontare il futuro rinchiudendosi in un passato che sta sparendo, piuttosto che mettersi alla prova con quella che è la realtà, no? Sì. E quindi in discussione oppure fondamentalmente di pensare che le cose cambiano naturalmente, sono sempre cambiate, a volte ritornano, quindi fondamentalmente un ciclo poi continua, molte cose appunto come dici te ritornano, no? Sì, non so come ritornerà quella cosa lì, se devo pensare a quel periodo lì, non torna, no? Rimane
come giusto che sia, forse nei libri di storia. C'è un meme fantastico su internet dove ci sono dei bambini, c'è un signore, tipo sui 40 anni, che dice: vedete bambini, questa era la televisione dei ragazzi. E loro hanno delle facce tipo allibite così e non sanno esattamente di che cosa si stia parlando, perché quel mondo lì è qualcosa di anche difficile da raccontare oggi. Cosa gli vai a dire uno? Che cos'erano quei pomeriggi davanti alla televisione? Uno che passa invece il tempo davanti a YouTube, per dire, certo. No? È un'altra cosa, un'altra epoca, né? Qui ritorna la mia dimensione del vecchio e non di quella dell'esperto. Carlo, dicevi poco fa che adesso ti sei dedicato alla radio. Sì. Conduci un programma radiofonico che si chiama Babylon su Radio 2, mm-hmm. appunto. Che cos'ha la radio, secondo te, che manca alla televisione? Allora, la radio è la radio, io l'associo alla libertà, fondamentalmente, almeno per come la faccio io. Io la radio l'associo alla musica e quindi l'associo alla possibilità di raccontare quello che ti gira nella pancia quando ascolti della musica che ti piace. E, con l'idea di raccontare le cose attraverso un percorso che è fatto di pochissime parole, molta musica, uh-huh. e quindi io l'associo al fatto di poter andare in pigiama, cosa che peraltro non faccio per evitare imbarazzo all'ingresso della sede, ma l'associo a quella roba lì, no? Dove non c'è niente che ti sta addosso e dove fondamentalmente puoi raccontare quello che hai ascoltato e quello che pensi abbia valore e che pensi che la gente debba ascoltare, perché è bello condividere la bellezza, appunto. Abbiamo accennato prima a Your Noise, no? Il programma che conducevi, che possiamo un po' definire come il cugino grande del nostro programma attuale. Correva lontano nel 2007. E ha iniziato a portare il web in TV. È qualcosa che ha funzionato, secondo te, o che comunque funziona? Ma la storia dà delle risposte abbastanza categoriche su questo. La risposta è no, nel senso che non si può portare il web in TV. Ci sono. La TV è la TV, la radio è la radio, anche la radio doveva morire eppure non è morta. La televisione dovrebbe morire ma non morirà. Ci sono dei modi di poter incastrare le cose, ma il web ha le sue dinamiche, cioè la libertà che c'è nella radio, che vedo io nella radio oggi, alla fine è la libertà che secondo me la gente ha nel farsi i video su YouTube. Cioè la differenza che c'è fra lavorare in team, perché lavorare in televisione è lavorare in team, no? Uh-huh. Cioè voi due siete i finalizzatori, direi quasi pittorici della situazione, basta l'inquadratura che la televisione si e invece fondamentalmente il lavorare a casa, farsi un video e postarlo su internet significa lavorare in totale autonomia e indipendenza, senza avere nessuno che ti scassa le balle, senza avere nessuno che ti dice come devi fare o che una cosa si può fare oppure no. C'è molto più libertà rispetto alla televisione. Assolutamente, sì. Quindi le differenze sono quelle. Lì c'è un prato dove puoi correre a tutta velocità, qua c'è una strada regolata da un codice. Quindi è quella la differenza, finché... voglio dire, quando vai tipo in un posto, no? In un prato enorme e trovi della gente che ha magari 10-15 anni in più di te, informissima, che non soffre l'hangover come lo soffrono i vecchi, che oggi qui siamo in quanto vecchi, siamo qui dentro a parlare. Sei in quanto saggio, non vecchio, non deve essere per forza. Quindi che non soffre quella roba lì, correranno più di te per sempre, anche perché non hanno codici da rispettare e delle multe se ne infischiano. E parlando proprio di questo, siccome noi siamo in televisione, dobbiamo andare in pubblicità. Invece, se ci... No, io non voglio andare in pubblicità. Aspetta, perché c'è anche una rivoluzione. Siccome molti ci seguono su YouTube, se ci state seguendo su YouTube, adesso noi vi saluteremo. Appena smetterò di parlare, rientrerò, ciao. Diciamo, dicendo bentornati. Bentornati. Bentornati a Occupy DJ, eccoci. Siamo qua in studio con Carlo Pastore, che ci sta un po' raccontando la sua versione della televisione, possiamo dire così. Del rapporto sì. tra del rapporto. Web veramente sono e televisione. Vi ringrazio per avermi dato questo ruolo che non mi compete. Millanta! Evidentemente c'è poco budget per chiamare gli ospiti, allora. Guarda come ci siamo ridotti. Carlo, tu sei uno che segue i fenomeni virali del web? Sì, non ne conosco moltissimi perché fondamentalmente io tipo ho sempre avuto un serio problema con i videogames, per dire, no? Un fenomeno virale oggi sono i videogame. Sì. Game players, esatto. E, quindi io avendo sempre avuto un problema con i videogiochi, nel senso che mi sono fermato al Master System 2 Plus regalato in un lontano Natale dell'anteguerra, mai usato, okay. Quindi non ho neanche mai seguito tutto quel fenomeno lì che oggi è fortissimo.
E i video virali sono sempre stati una cosa che, per esempio, io e i miei amici, quando ci si ritrovava nelle taverne più buie del Novarese insieme ad altri loschi figuri, un po', come dire, ovattati, parte il video su YouTube ci sono delle grasse risate, a me non faceva tanto ridere. Quindi sono diverso da questo punto di vista, in quanto tale potete marginarmi oggi. Però sono fenomeni talmente grossi che non puoi non accorgertene, da lì capisci quanto le cose siano così esplose da essere pop. Non si può più parlare di fenomeni virali, si parla di fenomeni pop. È vero, hai ragione. Ricordiamo che tra i mille lavori e mansioni che hai, sei anche membro, hai una band, no? Gli Women, in cui ti sei definito, adesso mentre eravamo in pubblicità, operaio della musica, no? Di tutto fare. Un tempo. Potevo anche citare Ratzinger e dire un umile lavoratore della vigna del signore della del signore. Musica. Mi fermo prima. Un tempo per un gruppo musicale l'obiettivo per pubblicizzarsi era riuscire a mandare il proprio video in TV, no? Anche lì per sbarcare nel pop, però fai attenzione perché questa cosa qui è sempre una questione proprio di attitudine, nel senso che è giusto che se punti alla classifica la televisione diventa un passaggio fondamentale. Esiste tutto un altro mondo invece dove semplicemente si fanno le cose. Esistono altri canali che sono più piccoli, ma non necessariamente uno per forza deve andare in televisione, cioè dipende anche un po' da... Allora limitiamo il discorso magari al mondo del pop o comunque a quei gruppi che per riuscire a farsi conoscere, a fare marketing, puntavano a mandare il proprio video in TV. Ora secondo te è ancora così? Beh, oggi non essendoci più le TV musicali, cioè il discorso della... A parte DJ TV, che ringraziamo sempre per il gentile spazio concesso per aver rivitalizzato dei morti viventi, sottoscritto nel caso. Quindi il discorso è legato a quanto si spende per andare dove. Il videoclip è sempre stato uno strumento di promozione molto costoso, perché fare del cinema su breve scala, come lo si faceva un tempo, significava spendere molto, e soprattutto all'epoca c'era questa cosa del markappare, come si dice, dell'ambiente del videomaking fortissimo, nel senso c'erano dei margini di guadagno enormi. Negli anni 90 hanno mangiato tutti dalla musica, e a noi, quelli che siamo arrivati dopo, insomma, ci hanno lasciato le briciole fondamentalmente. Quindi oggi fare il videoclip ha senso se hai un'idea, come con la televisione, è tutto ridotto alla sintesi oggi. Oggi non c'è più spazio per le cazzate, per le cose di contorno, per le cose che non sono importanti, c'è solo spazio per le cose forti. L'idea. Allora, visto che stiamo parlando di gruppi musicali che sono riusciti a fare il botto grazie alla televisione, noi ti facciamo vedere questo video, ti abbiamo fatto un piccolo regalino. No. E poi ci dici cosa ne pensi. Tokyo Hotel con Monsoon, te la ricordi? Chi se la dimentica? Porca miseria. Vintage. Scusa, potete rialzare il volume? No, io me la ricordo, dicevi, sì. Dicevi 2008. Per ovvi motivi me la ricordo. Esatto. Perché, vabbè, questo era... Vabbè, questo, cosa c'entra? Stiamo facendo dei discorsi seri, perché esatto. Dobbiamo mettere... per stemperare. No, vabbè, ovviamente questa è la conclusione di un percorso che ha visto appunto un canale con la M dentro il nome affrontare la musica a livello pop, diciamo loro sono stati una delle ultime boy band, che poi una delle ultime band, ce ne sono state molte altre dopo, voglio dire One Direction credo che si siano mangiati, no? I Tokyo Hotel sotto molti punti di vista, quindi questo dimostra come quando tu dici l'ultima boy band, ma poi ce ne sarà sempre un'altra, quindi è tutta questione generazionale. I Tokyo Hotel rappresentavano quel periodo in cui andavano, non so perché, questi capelli e questi vestiti e basta, insomma, quindi li ricordiamo con tanto affetto. Una prece per i tuoi. Chiudiamo l'intervista provando a tornare seri, allora, con la domandona. Se ti dessero, tu da detto ai lavori, se ti dessero carta bianca totale per produrre un programma TV, che cosa faresti? Se mi dessero carta bianca sbaglierebbero persona probabilmente, perché non so che cosa fare, cioè non saprei che cosa, probabilmente scriverei un memorial in quel senso, perché l'unica cosa che si può fare è quella di saper, diciamo a livello personale, saper dare il meglio. Probabilmente il mio meglio sarebbe quello di scrivere quello che per me è stato quel giro in giostra appunto lì. Oggi è bello raccontare le storie, c'è una centralità legata alle storie, cioè questa parola che nel mondo dei media ricorre tantissimo, che è storytelling.
gaming, no? Che c'è sempre stata, però se ne fa molto abuso in questo periodo. Oggi c'è bisogno di diventare testimoni di quello che racconta, di andare in mezzo agli altri per vivere assieme agli altri le storie che poi si raccontano, anche perché c'è una sorta di un sentimento di quasi di ineluttabilità dello scorrere del presente. Cioè noi ci sembra di non poter cambiare i governi, che i governi non possano cambiare poi la realtà, che la realtà sia gestita da elementi come dire, internazionali che ci sono sopra, distanti, massonici, lì che ci guardano dall'alto e decidono delle nostre vite, che ci vogliono o più poveri o meno poveri. C'è tutto questo, c'è questa dimensione quindi di ansia, no? Che in qualche maniera ci fa pensare che le cose così vanno e così devono andare. Anche di delegare. Di delegare sicuramente. C'è questa idea che delegare non basti neanche più. Prima c'era, soprattutto nella politica, l'idea di dire voto qualcuno in qualche maniera, qualcosa, anche a livello basso, micro, di nepotismo e di aiuto, come dire, becero, fondamentalmente tornava. Non so, prima se c'era un politico che esprimeva una zona, in quella zona perlomeno veniva fatta una strada. Oggi, non essendoci più soldi, non c'è neanche quella cosa lì, quindi c'è proprio un senso di distanza verso le istituzioni, verso ciò che ci arriva dall'alto. E quindi bisogna tornare a essere più che testimoni, forse protagonisti, cioè di quella di avere un sogno un po' più grosso, un po' più bello e un po' più collettivo. Esatto, che si possa condividere. Che si possa condividere, ovviamente sì. Sogni. Grazie mille, Carlo. Un saluto da Matteo Renzi, è stato bellissimo stare con voi. Allora, ricordiamo il tuo programma tutti i sabati e le domeniche. Sì. Babylon su Radio 2. E ricordiamo il vostro, Occupai esatto. DJ, tutti i giorni su Occupai. Da lunedì a giovedì. E noi cosa facciamo? Ci vediamo un video dedicato agli YouTubers e poi ne parliamo con il prossimo ospite, Luca Leoni. E diamo il benvenuto a Luca Leoni, benvenuto. Ciao. Sei cofondatore di Showreel, sì. E co-conduttore del programma di DJ a Tu per Gu con Guglielmo Scilla. Anche, sì. Vero? Sì. Allora, noi ti abbiamo insomma introdotto in studio con questo video. Con questa bella... Li conosci tutti gli youtubers che vediamo nel video? Infatti ci stavi spiegando prima questo video, no, cosa consiste. Una parodia di un pezzo di Taylor Swift, il singolo di Taylor Swift, okay. Che si chiama... la parodia si chiama Faccio Upload, perché praticamente parla della vita degli youtuber. Infatti tutti gli youtuber che sono lì dentro, in sostanza sono... una ventina di youtuber che sono tra i più noti italiani. Mm-hmm. Okay. Quindi gli Hakamet, che sono i protagonisti youtuber di questo, e quel ragazzetto, che poi è una ragazzetta, questo qui con la parrucchetta, okay, bionda, e lui è Matt di Hakamet. In pratica ha cercato di riunire tutti quanti gli youtuber italiani per fargli fare questa becerata qui, che è molto bella, è molto simpatica, sta facendo dei numeri pazzeschi. Immaginiamo. Ma facciamo, facciamo un passo indietro, tu hai fondato Showreel, sì. Ma prima di dirci di cosa si tratta, sì, ci racconti un po' come ti sei avvicinato tu al mondo del web? Ma io sono sempre stato vicino al mondo del web, nel senso che tanti anni fa lavoravo in una società che gestiva contenuti mobile, e da allora ho capito che il web sarebbe diventato comunque una nuova fucina di talenti, no? Parliamo del 2005 in Italia non c'era neanche YouTube, era appena stato fondato YouTube in America, e c'erano per esempio delle prime piattaforme di sharing video come Libero Video, altre di questo tipo. E io da allora, insieme al mio socio storico, amico da una vita, che è Luciano Massa, che è ancora il mio socio di Showreel, abbiamo capito che la direzione era quella, cioè che la TV non aveva più i margini e gli spazi per creare dei nuovi artisti, dei nuovi format. Allora abbiamo capito che il web, e in particolare le piattaforme di video sharing, davano la possibilità alle persone di testare, perché un po' diciamo come erano le radio anni 70, no? Dove uno andava direttamente a le radio indipendenti, parlo, uno si produceva in casa un format e provava a buttarlo in onda e vedere qual era la reazione. La TV non è così. Il web invece è così, nel senso che la prima sensazione che abbiamo avuto noi già dal 2006, che quando testavi un nuovo formato, un nuovo format, una nuova idea, la reazione era immediata, non c'erano filtri, ma c'era direttamente il pubblico sotto che ti diceva sei un cretino, esatto, o se funzionava, cavolo, questa roba meno è bella. Sì. E quindi da allora abbiamo cominciato a capire che la comunicazione sarebbe andata avrebbe seguito ad quella strada. Un nuovo fai da te dopo la radio. Assolutamente sì. E il web. Ci abbiamo azzeccato, perché ad oggi siamo, diciamo, la società che gestisce e che fa cose un po' più innovative rispetto agli altri. Esatto, quali sono i vostri compiti?
principali? I nostri compiti è, a parte essere network di YouTube, quindi noi diciamo gestiamo, produciamo, facciamo nuove idee per gli YouTuber o per format nuovi da proporre in rete e non. E quindi... Ma infatti, a proposito, ci potresti spiegare come nasce il fenomeno degli YouTuber? Cioè, Ma nasce proprio... Quando? Quando è che è nato? Guarda, è nato all'incirca, secondo me, in Italia nel 2008-2009, giù di lì. Okay. E da lì, perché da quando i ragazzetti hanno cominciato a capire che potevano testare i propri sogni e le proprie idee. Diventare protagonisti, semplicemente postando un video e mettendolo a disposizione di tutti, da lì abbiamo cominciato a capire che stava nascendo un fenomeno nuovo, che poi io lo distingo sempre in tre generazioni. Siamo già alla terza generazione di YouTuber. La prima era legata un po' come produzione, assomigliava un po' a Paperissima, no? Molte persone, molti YouTuber, molti videomaker che si approcciavano a questo mondo tendevano a fare robe un po' esagerate, un po' scherzi oppure mega fail, tipo scherzi e matrimoni, gente che cadeva, eccetera, eccetera, che un po' si assomigliavano a quei formati televisivi. Esatto, ispirati a quello. Assolutamente okay. Sì. Poi è arrivata invece la generazione, quella di Guglielmo, quella di Wilwash, quella degli Hacker, di Lenda Semmetter, eccetera, eccetera. Dei personaggi che hanno detto sì, ok, noi abbiamo visibilità, però facciamo delle robe con dei contenuti. Mm-hmm. E quindi sono nate le parodie, sono nate le miniserie, sono nate una serie di robe di contenuto. Adesso invece l'ultima generazione, che sono ragazzini di 12 anni, 13 anni, quindi sono già YouTuber veramente che stanno sotto i 15 anni, sono diventati molto più vlog, un po' tipo io parlo alla telecamera, ti dico cosa ho fatto oggi. Cerco. E sembra che stiano andando. Non perché incontro molto il mio interesse. Perché riesce probabilmente ad avere un rapporto più diretto poi con chi assolutamente ti va sì, a guardare, assolutamente ascoltare. Sì. Allora, di sicuro non tutti gli YouTuber sono riusciti o riusciranno ad avere successo. Sicuramente sì. Uno fra questi invece è Guglielmo Scilla, come dicevi tu. Sì, sì, Wilwush. Sì. Tra l'altro lui, ha iniziato sul web, poi si è evoluto, diciamo, è arrivato sì. al cinema e appunto alla radio. Noi ci vediamo questa clip e poi la commentiamo yeah. insieme. State ascoltando A Tu Per Gu su Radio DJ, parliamo delle vostre vite, cioè state scrivendo in un tweet. Io ho trovato il mio, Guglielmo Scilla, virgola, bucio di culo. No, ma dai! Grazie Frank Matano. Non ho mai bevuto alcol, comunque grazie per avermi invitato. Ogni volta che c'è sta cosa, sempre con DJ che esci dal Matrix, capito? Il pesciolino d'oro. C'era una volta un pescatore che abitava con la moglie in una misera catapecchia vicino al mare. Lo pesco e credo nei miei sogni come anche nelle mie capacità. No, un'altra persona che non andrà da nessuna parte. No. Una mail. Abbiamo una telefonata. Una telefonata, sì. Io sono senza occhiali. Raccontò l'accaduto alla moglie che lo rimproverò. Sei il solito pescatore di scarponi puzzolenti! Posso dire che chi ci segue in streaming ha capito che già la puntata è andata in vacca. Allora, abbiamo visto Guglielmo Scilla, dicevamo poco fa che lui è esploso appunto attraverso il web. Sì. Ma all'interno del programma radiofonico, quanto c'è di quel Wilwush che noi tutti abbiamo conosciuto sì, attraverso sì. YouTube? Guarda, ti racconto questo aneddoto. Io lavoravo già con Guglielmo prima di creare A Tu Per Gu, okay. E quando l'ho portato da Linus è stato proprio questo il dilemma. Cosa riusciamo a far a trasmettere del Wilwush del web in radio? In radio. Certo. E quindi abbiamo creato questo format un po' ibrido che diciamo nei mesi è diventato quello che oggi si ascolta in radio. Anche per questo il format va anche via internet, va in video streaming, va in radio in contemporanea, è abbastanza complicato come formato. Però c'è una traduzione per la radio del formato di Wilwush. Ci sono un po' di personaggi, ci sono un po' di secondo infatti te... nel video l'abbiamo visto con Frank Matano, sì, anche, no? Sì, anche. Un personaggio che funziona su YouTube, è scontato che possa funzionare anche, per esempio, in televisione? Non funziona. Per me è scontato che non funzioni. Ecco. Perché è totalmente un'altra tipologia di fruizione del pubblico. Perché mentre... Cioè,
non so dove ho letto una cosa molto carina, che la TV è un monologo, mentre il web, YouTube, è un dialogo. Quindi comunque già l'approccio dell'utente che è davanti a una TV rispetto che al computer è già un approccio differente, e quindi bisogna riuscire a tradurre e rendere televisivo quel tipo di formato. Il che non vuol dire, è sempre un insuccesso quando tu prendi un personaggio dal web e così com'è lo metti a fare una trasmissione televisiva, è un delirio. Ma invece restando su YouTube, ormai si vede davvero tantissima gente posta qualsiasi tipo di video, qualunque. No? A qualunque, da recensioni a quant'altro. C'è davvero posto per tutti, anche su YouTube? Ma c'è davvero, ma c'è posto per tutti, perché ci sono gigabyte per tutti. Dici, lo spazio. Però sì. Lo spazio c'è. Però la verità è che uno spazio è tale se c'è della gente che ti ascolta. Quindi tu, anche se fai una roba che non ha nessun tipo di interesse, può valere come non può valere. Quindi tu vali se hai comunque delle persone che ti ascoltano. Certo. Se fai un video e c'hai due visualizzazioni di tua mamma e di tua nonna, alla fine non è meglio. Ritorniamo lì. Certo. E ritorniamo lì. Va bene, grazie. Grazie Luca. Mille, Luca. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Noi cosa facciamo? Andiamo in pubblicità fra poco. Eccoci tornati sempre a Occupy DJ. Oggi abbiamo una puntata abbastanza intensa. Un sacco di specialmente cambio per ragazzi. Noi, perché ne facciamo parte della televisione, quindi ci teniamo a parlarne proprio bene. Però finora abbiamo lasciato poco spazio alla musica, quindi adesso noi fra pochissimo ci vediamo un video. Che non è stato scelto a caso, perché come dicevamo prima con Carlo, non ci sono più i budget che c'erano magari per i video musicali, e addirittura chi invece quei budget ce li ha, se li può permettere, comunque decide di adattarsi ai nuovi linguaggi, per esempio farsi un video col cellulare. Questo infatti è Beyoncé con 7-Eleven. Vai. Allora abbiamo visto Beyoncé con 7-Eleven e nel frattempo ci hanno raggiunto in studio i Pantellas. Benvenuti. Benvenuti ragazzi. Ciao. Per cui, se prima abbiamo iniziato con Carlo Pastore, poi con Luca Leone, adesso andiamo a parlare con i protagonisti, ovvero con di voi. Di YouTube, Voi ragazzi fate dei numeri assurdi e siete perfettamente in target con il nostro pubblico. Ma per chi non vi conoscesse, come spiegateci un po' come siete nati e quando? Allora, noi siamo nati nel 2009. Sì, è una disavventura. Sì, quando è partita la malsana idea? Allora, purtroppo da quando ci siamo conosciuti è scattato qualcosa, eterosessualmente parlando ovviamente, però comunque è scattato qualcosa e diciamo che siamo entrambi molto sfigati. E abbiamo fatto gli animatori in piscina, quindi è una cosa ancora più sfigata. Ho fatto anch'io l'animatore, state attenti. In che senso in piscina? Sì, perché c'era un'animazione in piscina. Perché varese. I villaggi non ci prendevano. Neanche i villaggi. Però diciamo che eravamo gli unici animatori che non rimorchiavano. A parte gli anziani che ci lanciavano i reggiseni e le mutande. Esatto. E avevamo una capo animazione che era molto pazza, nel senso che beveva tantissime Red Bull, penso fosse una tossicodipendente, non so. Bene. Che cosa vi faceva fare? Beh, diciamo che beveva tipo 12 Red Bull al giorno e ci faceva tipo vestire da donna a caso. Ci diceva dai, fate lo sketch di uomini e donne. Intrattenete il pubblico, andate dai clienti. Dai. Molto rilassata, dopo 12 Red Bull al giorno. Sì. Una curiosità, voi sotto il nome professione, sulla carta d'identità, che cosa avete scritto? Ma sai che, sai che me l'hanno chiesto qualche giorno fa e ho detto non lo so e poi non ho controllato, quindi non lo so. E non ce l'hai addosso qui? La patente, quindi non lo so. Non avete scritto YouTubers Rock come vi definite sul vostro sito? No, purtroppo non ancora, ma è, diciamo che l'obiettivo. Ma non ce l'approvano, non ce l'approvano. No, che cosa volete dire con Comici Rock? Sì. Che diciamo che nei nostri video non abbiamo paura di esprimere il nostro pensiero su. Quindi tante cose. Abbiamo fatto video sia sfondo un po', diciamo, un po' più leggero, quindi una comicità un po' più leggera, sia invece anche di critica un po' più sociale. Poi a noi piace spaziare, fare anche cose molto demenziali, vestire Jacopo da donna, vestirmi anch'io da donna, perché per rimanere legati alle origini. Esatto, perché il passato non si dimentica mai. Ragazzi, ridendo e scherzando, sono già passati 5 anni dai vostri primi video. Infatti. Come sono cambiati, secondo voi, i vostri fan? C'è stata un'evoluzione, una sostituzione di fan, oppure c'è sempre uno zoccolo duro di fan sicuramente c'è uno zoccolo duro, e la cosa mi fa molto piacere. E poi c'è stata, come accade spesso su YouTube, un po' di cambio generazionale. YouTube è molto per teenager, molto va dai 13 ai 22, 23, 24 anni, diciamo la fascia principale. E quindi che c'è l'abbonamento ATM Giovani.
In realtà dico teenager per cercare di rientrare anch'io nella categoria, ah, anche perfetto. Se non riesco. E, però diciamo che c'è stato sicuramente un po' di cambio generazionale, però c'è comunque uno zoccolo duro ancora presente dalle origini. Beh, figo questo. Questa cosa qua è bella. Ma il maggiore cambiamento di sicuro l'ha avuto YouTube in sé, visto che appunto sì. In questi 5 anni voi che cambiamento avete visto? Allora, no, quando abbiamo iniziato eravamo veramente pochi. Eravamo noi, Frank Matano, DHMET, Wilush, Yotobi e pochi altri. E dopo invece è diventato esploso completamente, quindi mi ricordo che noi avevamo chiesto di entrare nel programma di partnership 4 anni fa ed era una cosa mistica in cui non c'era abbiamo nessuno. Abbiamo dovuto supplicare. Abbiamo scritto dirigente. Un'email a una dirigente di YouTube di Dublino. Dopo che ci è andata la partnership l'hanno iniziato a aprire a tutti, ovviamente. Con facilità estrema. E da lì poi dopo è iniziato, sono arrivati tantissimi youtuber. E poi anche negli ultimi anni c'è stato un altro ricambio generazionale con FabiJ, con altri youtuber. Quindi è sempre in continua evoluzione. In evoluzione. Poi una volta si faceva un video al mese e si era a posto, cioè tutti erano contenti. Invece adesso col fatto che comunque con l'arrivo dei che gamers. Che media tenete voi? Noi uno alla settimana adesso. Okay. Però con l'arrivo dei gamers che fanno un video al giorno, perché magari è più facile da realizzare con la webcam, così. Noi tutti vogliono un video al giorno, cosa che per però me è impossibile. Però magari anche un video al giorno conta anche meno visualizzazioni, no? Perché ci si concentra meno. Sì, però in realtà comunque alla fine sei sempre in classifica, quindi sei più esposto. Sei comunque inserito. Sì, oggi ragazzi stiamo parlando, non so se avete seguito l'inizio della puntata, stiamo parlando della televisione per ragazzi e del fatto che fondamentalmente non esiste più. Sì. Voi che cosa ne pensate di questo? Allora, diciamo che la nuova TV per i ragazzi è comunque YouTube, ma non solo YouTube, cioè internet in generale, almeno secondo me. Perché comunque già io quindi per secondo dire... te si sta spostando il pubblico dei giovani non più alla televisione. Comunque io noto ad esempio mia madre che ha più di 50 anni passa comunque più tempo al computer che non davanti alla televisione, quindi figurati un ragazzino di 13 anni. Cioè perché il bello del web è che puoi vedere quello che vuoi quando vuoi, non ci sono più degli orari fissi, non c'è un palinsesto, non c'è più un palinsesto, quindi tu vuoi vedere qualcosa la trovi subito, anche perché ognuno ha i suoi tempi, magari cioè esce a giocare a pallacanestro poi torna alle 10, i programmi sono già tutti iniziati, quindi non vuoi far guardare qualcosa da metà. E quindi su YouTube o comunque su internet in generale puoi guardare quello che vuoi quando vuoi. Ma ci sono programmi televisivi che guardate, che seguite o che magari salvereste, diciamo? Allora, a me piacciono le Iene. Le Iene, beh, sì. Okay. Però io le Iene le seguo sempre, però anche lì su internet. Cioè vado su video Mediaset e mi guardo i video... Only web. Esatto. A me inquieta molto però questa cosa dell'avere educato noi e le generazioni che stanno arrivando al tutto e subito, no? A far diventare inconcepibile l'attesa. Perciò il dover aspettare per qualcosa, ma in generale per qualcosa. Ma anche cosa. Per l'informazione, se guardi con Wikipedia, cioè cambiate, bisogna sapere qualcosa, lo sai subito. Subito. Così, fresh. Sì. Cool. Ma ragazzi, per tornare a voi, qualche tempo fa vi siete cimentati anche nel piccolo schermo, no? Avete fatto questo salto. Com'è stata l'esperienza? Ma è stata un'esperienza, diciamo... Proprio per parlare del rapporto tra web e televisione. Positiva, nel senso che girando così tanto, perché abbiamo fatto 50 minuti a puntata, noi facciamo video da 5 minuti, quindi è stato un salto difficilissimo. Per 10. Diciamo che quell'esperienza ci ha aiutato poi a fare un video la settimana su YouTube, e riuscire a organizzarci un po' meglio con le riprese. Il confronto è niente fare un video alla settimana. Sì, cioè esatto, è leggerissimo. Esatto. Quindi abbiamo fatto l'inferno per poi... Perché su Italia 2 dobbiamo fare ogni giorno 12 minuti buoni di girato. Quindi è quindi tantissimo. È allora ragazzi, noi sapete cosa facciamo? Vi vediamo all'opera. Va bene. Guardiamo. Jacopo, ancora con YouTube, ma basta! Quanti video abbiamo fatto? 87. E quante ragazze abbiamo rimorchiato? 0. Ecco, vedi, bravo, dobbiamo aggiornarci. Siamo nel 2014, madre di Dio. E quindi? Dobbiamo fare i video su Facebook. Sì, ho capito, Daniel, ma su Facebook servono idee particolari, contenuti originali. Ma che cazzo dici? Il futuro sono i mini video. Ciao ragazzi, volevo dire un po' di cose logiche. Allora... i cani non vanno maltrattati, perché comunque i cani sono come dei gatti per noi. Morgan, chi elimina gli Spritz for Five e Cominuet? Bene, allora, io sono tanti anni che sono in trasmissione e conosco bene le regole. Cioè, mi dispiace molto, perché comunque va sempre a finire così. Con le guerre filosoficamente contorte e un comunismo cronico che va a contrapporsi al fascismo dittatoriale. Quindi io elimino gli Spritz e torno a farmi di crack. Grazie.
Io non copio Fabio Volo. Io non copio link di Facebook. Anch'io non copio link di Facebook. Io non parlo solo di amore. Io non cito in continuazione WhatsApp. Cazzata. Scusatemi ragazzi se invece che fare 13 video al giorno ne sto facendo solo due, ma mamma e papà mi stanno costringendo a partecipare a strani riti umani come il pranzo e la cena, di cui ignoravo totalmente l'esistenza, ragazzi. Nella vita puoi essere un grande youtuber o una grande Facebook star, ma se fai schifo, continuerai a fare schifo. Allora, il video che abbiamo appena visto partiva con un'invettiva contro chi fa i mini video su Facebook. Sì. Cosa c'è di male? No, in realtà non è contro. Diciamo che era un po' un'analisi del fenomeno delle Facebook star, cioè che per l'esposizione che hanno le Facebook star rispetto a un loro YouTuber. Con nulla fanno milioni di visualizzazioni, quindi la cosa, ovviamente noi siamo vecchi. Beh, vi siete scagliati, abbiamo visto anche contro X Factor. Voi esatto. che rapporto avete con X Factor? Lo seguite? Ma in realtà X Factor è un bel programma. Però diciamo che noi quando facciamo le parodie, in realtà la cosa che andiamo a parodizzare spesso e volentieri ci piace. Quindi anche quando abbiamo fatto Harry Potter, noi siamo due fan accaniti di Harry Potter. Sì. Okay. Quindi lo conoscete talmente bene da permettervi di fare. Esatto. E invece proviamo. Francesco Sole, che abbiamo visto sempre protagonista del video. Francesco Sole, diciamo, un amore di Jacopo, era molto fan di Francesco Sole, quindi un giorno lui si è svegliato e ha detto: no, basta, adesso facciamo la parodia! E poi ha detto cazzata. Esatto. Tra l'altro abbiamo visto un video in cui eravate reduci da una notte di montaggio in cui non avevate dormito. Esatto. Succede ogni settimana, succederà anche. Ma che vita fate? Fate questi ritmi perché non vi fidate di delegare queste responsabilità a un'altra persona o perché non rientra nel budget? C'è un ragazzo che ci fa la regia del montaggio, che ci fa con noi il montaggio, che è molto in gamma, che era anche il regista del programma che abbiamo fatto. Però diciamo che noi di solito il lunedì e il martedì giriamo, il mercoledì montiamo, solo che in un giorno montare è impossibile, quindi facciamo la notte, arriviamo il giovedì quando c'è la pubblicazione con gli occhi così e pubblichiamo con le regole, con le 12 regole, esatto. Tutto speriamo a diventare come la nostra vecchia capoanimazione. E poi il venerdì scriviamo i copioni per la settimana dopo, quindi è tutto così. Non finisce mai, un infatti, circolo continuo. E sempre parlando di parodie, abbiamo visto quella di FaviJ, che ormai il fenomeno dei gameplay è davvero diffusissimo, tra i più seguiti. Voi con lui avete collaborato proprio? Sì, siamo andati a casa sua, addirittura nella sua cameretta. Sì, è stato fighissimo. Lui è un bravissimo ragazzo, veramente. Poi è molto timido in realtà, non urla come nei video. Lui è proprio il divo, nel senso non l'effetto divo, perché ha tutti i ragazzini che vanno proprio sotto casa sua, gli suonano il campanello, fanno le scritte sui muri vicino a casa sua. E perché secondo voi i gameplayer hanno questo successo? Ma perché adesso tanti ragazzini, secondo me, passano tantissimo tempo a giocare, quindi la cosa di farsi un video, c'è molta empatia, si sentono molto dentro con poi lui è un ragazzo spontaneo, bravissimo, cioè gentilissimo, educatissimo, e quindi è proprio il ragazzo della porta accanto. È facile empatizzare. Avete detto che ormai di youtubers siete davvero in tanti, ma che relazione c'è fra di voi? Cioè un po' come il mondo del rap, quindi scontri, amicizie, nemici? No, scontri no. Cioè, preferite magari collaborare assieme per creare qualcosa di... Diciamo che a noi piace molto collaborare con altri youtuber, e diciamo che all'inizio erano tutti molto uniti, poi c'è stato qualche anno in cui non è che ci siamo distaccati, però ognuno faceva il suo, e adesso invece vedo che comunque si sta tornando un po' al concetto di collaborazione. Per noi è bello, come vedere tutti i Power Rangers schierati insieme, che si schierano. Ma a proposito di Power Rangers di YouTube, ecco che vi sottoponiamo al nostro spazio Kings of YouTube. Non è uno scettro. Benissimo, non voglio saperlo. Adesso noi vi facciamo vedere quattro immagini di youtubers e vorremmo che ci diceste un aspetto positivo e uno negativo. Un punto di forza e un punto debole. Okay. Iniziamo subito col primo. FaviJ. Punto di forza. Le cuffie. Punto debole. Punto debole, il neo sul mento. Perfetto. Prossimo. Francesco Sole. Punto di forza. Beh, è un bel ragazzo, quindi rimorchierà tantissimo. Punto debole? Cazzata. Perfetto. Prossimo.
Frank Matano. Punto allora, di forza. Molto simpatico. Punto debole? Punto debole. Che fa le scusate, l'ho detto io. Punto debole di Frank Matano. Punti deboli. Non lo so, è vulnerabile, è invincibile. Vulnerabile, invincibile. Non ha punti deboli. Fa le puzzette, l'ho detto io. Prossimo. Wilbush, punto di forza, è, diciamo, il re è bellissimo da donna e fa ridere. E punto debole... Non lo conosciamo ancora e manca su YouTube. Allora, magari lo trovate tornare qua in The Building. Grande, dai, grazie, grazie. Ragazzi, grazie, noi vi ringraziamo, ragazzi, un sacco per essere venuti a trovarci. In bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie, yes. E noi andiamo avanti con l'ultimo video del giorno degli OK Co con Here Comes Again. Sì. Ecco qua, erano gli OK Go con Here It Comes Again, yes, sui tappi rullanti. Quindi oggi abbiamo fatto un bel viaggio all'interno, partendo dalla televisione per arrivare radio, al web. Radio, televisione, esatto, web. Un bel excursus sulla storia dei media. Noi, insomma, speriamo che il messaggio sia passato chiaro, esatto, e forte. Che faccio, ragazzi. E insomma, cosa facciamo, Ale? Non mi convince. Dai, ci vediamo domani, ragazzi. Arrivo.